riguarda una direzione d'uso, se può essere incluso anche gli emendamenti, perché mi sembra che l'articolo 82 faccia riferimento sia agli emendamenti che anzi 80, 81, 82 parlo di direzione d'uso, 82 è relativo agli emendamenti, discussione di votazione degli emendamenti. Quindi volevo capire se Generale d'accordo sulla lingua, a parte la scelta politica dell'ufficio presidente, però il segretario avrebbe piacere se ti sta per fare la sua pubblicazione sulla nostra terra. Ma mi sembra che mi riferisco al regolamento, il regolamento per la donazione, cioè, sì, no, perché poi non... Allora, mi sembra però che questo problema si fosse già trattato un po' diverso tempo fa, e l'interpretazione che a suo tempo fu data, e che mi sembra che anche il Presidente di Presidente abbia confermato, era quella che l'insieme dell'articolato riguarda la produzione e la votazione delle delibere. Gli emendamenti sono trattati di esclusiva dall'articolo 80, e quindi viene, diciamo, come conseguenza logico-giuridica che non si possa interpretare tutto l'articolato anche sugli emendamenti, dove l'articolo che parla di emendamenti lo dice e ne parla l'articolo 80. Per cui l'interpretazione, diciamo, logico-giuridica vorrebbe che il resto si riferisce solamente alle delibere, non alle delibere. Per la interpretazione già mi sembra che assolutamente ci sono altri interventi. No, io dopo gli interventi voglio che la parola per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto non è più. Possiamo anche correre a fare la mozione di ordine, non è fare il palo di dichiarazione. Ma la direzione è una cosa, però volevo, per mozione d'ordine volevo segnalare una cosa. Allora, volevo segnalare che siccome questa interpretazione, oltre ad essere data, per tutto rispetto non condivido, mi sembra una forzatura delle regole, per me un'interpretazione non condivido, ed è stato un motivo di discussione, ed è per queste cose che poi ci si sente poi rispettato dal Presidente, perché mi pare proprio sia una limitazione nostra, ma se non la lasciamo perdere, volevo segnalare che è stato detto che questa decisione è stata presa sostanzialmente dall'ufficio di presidenza, quindi questo comporta due cose, che fino ad ora chi ha fatto il vicepresidente non ha svolto il suo ruolo, e secondariamente il presidente fino ad ora non ha mai sentito la necessità di interpretare anche il vicepresidente come invece ha fatto in questo atto. Quindi ringrazio Maroncelli per il lavoro che sta facendo, ma viene avvalorato una tesi che l'ufficio di presidenza esisterebbe semplicemente non era stato utilizzato per dirimere sulla questione. Siccome il vicepresidente era in una posizione, sarebbe stato per una garanzia. Tant'è che oggi ha funzionato, anche se non condivido, però è stato detto di fatto che questo ufficio ha lavorato, perché l'ha detto voi. Quindi se non si muore l'ufficio c'era, la carica era prolifica, e che il presidente non se ne è mai apparso nemmeno nei casi in cui c'era una discussione per queste. Tant'è che il segretario se ne ha parlato perché ha detto questa interpretazione, come hanno detto anche il presidente e il vicepresidente, quindi anche lui ci si è appoggiato a questo tipo di organizzazione, a dimostrazione che in questi 4 anni la cosa è stata fatta bene. Per questo rimane ben fatto, perché poi le cose scritta messo manette mentre le parla di mando, perché poi ovviamente siccome sono utilizzate bene anche capire perché può succedere certe cose, perché le regole, secondo me, spesso vengono interpretate con tutti i rispetti. Ma